Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati da Vionaut. Andiamo a vedere in questo episodio i primi minuti di gioco di questa avventura grafica uscita a fine maggio del 2016 e costa una decina d'euro ed è disponibile su Steam. Si chiama Demetrius The Big Cynical Adventure, nonostante è un gioco indie, è tradotto anche in italiano, quindi andiamo a vedere un po' di che cosa si tratta. Quindi nuovo gioco. Parigi, restate fuori in città, il mio nome è Bjorn Tonen, sta un po', c'ha problemini. Chiedo scusa, sono un po' alticcio al momento, eccolo qua. Comunque, quella notte fatale ho ricevuto una telefonata. Benissimo. Quindi si sveglia un po'. Vediamo un po' che succede. Prende il telefono, risponde. Oh, pronto? Signor Tonen? Si sente una voce dall'altra parte. Sì, sono io, con chi parlo? Questo è un avvertimento. Lei è in grave pericolo. Ma che? Oh, ci sono, il solito di Yoda. Notte? No, un attimo, no. Ah, mi ha riattaccato. Se solo avessi saputo che quella telefonata avrebbe cambiato la mia vita per sempre. Più tardi nella notte. Aia. Merda. Eh? Un rumore? Qualcuno nell'appartamento? Il nostro amico Bjorn si alza. Ho fatto la prima cosa che mi è venuta in mente. Ho preso la torcia e mi sono diretto verso il salotto. Mi va a vedere un po' che cosa c'è. Sembrava fosse tutto regolare. Eccola. Quando improvvisamente BAM! Eccoci, benissimo. Sono svenuto sul pavimento. Perfetto. Sarà una scorreggia quella? Non lo so. Qualche ora più tardi. Sono quasi le 10 del mattino, risuono il telefono, mi sono svegliato di colpo, quel suono, il telefono, perfetto. Sono andato di corsa a rispondere. Pronto? Bjorn, per quale dannato motivo sei ancora a casa, caro? Faccio clicco? Sì. Ah, Tom, ho avuto un po' di faccende da sistemare. Non dirmi che hai dimenticato che oggi andiamo a pesca, vieni subito qui. Mi dispiace, non credo verrò, ho un po' di faccende da sbrigare. Conoscendoti immagino che riuscirò a farti cambiare idea. D'accordo, ma perlomeno accetta il mio invito a cena per stasera. È una buona occasione per parlarci. D'accordo, farò il possibile. Ci vediamo, come se nulla fosse, sorridente l'amico. È stato appena qualcuno entrato in casa e gli ha dato una mazzata nei denti. Anzi, dietro la nuca, buttato a terra. Vabbè, ci vediamo. Tranquillo. Ai, mi fa male la testa, ok. Cosa sarà mai? Io credo che ci fosse qualcuno nel mio appartamento. Il brutto ceffo deve avermi atterrato con un colpo secco. Prima di parlarne alla polizia farei meglio a controllare se manca qualcosa. Ok, quindi vediamo un po'. Capitolo primo. Ultimo danno a Parigi. Penso parafrasando il titolo del film Ultimo Tango a Parigi. Ok, quindi siamo in questa stanza. Cominciamo a vedere pittura rupestre. Quel dipinto ha il suo perché. Vi sono diverse interpretazioni sul motivo decorativo, comunque. Secondo i teorici pro extraterrestri, rappresenta un UFO, ah eccolo qua, mentre distrugge la Terra nel giorno del giudizio. Ok, ma per molti altri la verità è là fuori. Ok, una targa, Pietro Perugino. E se ce l'ha su un altro significato come pietra di Perugia? O pietra al cioccolato? Vabbè, quindi anche tradotto in modo contestuale in italiano. Ok, abajur. È qui che mi piace leggere i miei fumetti. Perciò ho preso una lampada, le lampade servono a questo. Perfetto. Spazzatura, ma che? Ehi, non era in questo stato ieri. Il ladrungolo deve esservi inciampato. Chi è così idoneo da essere ladro e cadere sulla spazzatura? Sacchetto di patate. Oh, ecco dov'era. È un mese che ti cerco. Buonissime. Niente male. Quindi, insomma, un'avventura non si prende molto sul serio. Questa poltrona sembra carina. In realtà è orribile. Dopo esserci stato su per un'ora, non riesco ad uscirne. Ok. Console. Il venditore me ne ha parlato come modello di ultima generazione. Nintenga. Va bene. Ho l'impressione di essere stato imbrogliato. Beh. Lettore DVD, non è solo un lettore DVD, legge anche i VHS, wow, tecnologia proprio all'ultimo grido, che lusso, sì, come no? Cassetto, non si apre, perfetto, non ci riesco, strano, non c'è serratura. Ok, ci sono solo un mucchio di riviste qui, più precisamente centinaia di riviste di programmi TV, noi ci crediamo. Televisore, ho perso il telecomando, posso solo vedere il canale, pasto e chiudo, no, ok, solo e soltanto programmi di cucina, sbadiglia, yawn sarebbe.
Va bene, DVD. Oh, l'ho preso in prestito da Tom. Biancaneve e i tre porcellini. Ok, non sembra proprio un titolo per bambini. Adoro i film d'animazione, ricordi di gioventù. Certo, come no. Buona la prima. Sexy Max Films. Biancaneve e i tre porcellini. Perfetto. Una X sul retro. Forse il produttore era analfabeta. Vabbè. Spegniamo la televisione. Vecchiardo pezzo di ceramica. Mia zia produceva ceramiche, è un suo regalo. Bello. Non ho avuto il coraggio di gettare una spazzatura, dovresti. Fiori e passi. To. Ok. Wow, dovrei smetterla proprio adesso. Vediamo. Boh, a terra. Perfetto. Questa è la fine della meravigliosa ceramica della mia zietta. Che peccato, sì, è proprio distrutto, un uomo distrutto. Ma che... Quella cosa non si è rotta, com'è possibile? Dopo un volo di 2 metri. Perché è una mensa alta 2 metri, te? Questo non c'è nulla. Vaso rotto. Ehi, cosa è stato? Dei gettoni della fiera dell'anno scorso? 20 gettoni per una fiera. Ok. Ma che coincidenza, la fiera inizia proprio domani. Meglio mettere da parte queste monete per ora. Va bene. Fiore appassito. Sogni d'oro. Zombie plant. Termosifone. Funziona come una vecchia padella. Davvero. Una volta ho cucinato delle squisite uova in camicia. Perfetto. Scarpa sinistra. Uno dei miei stivali. I miei preferiti per l'inverno. Tengono i piedi al calduccio. Mi chiedo dove sia l'altra scarpa. Ah, guardate qui il tappeto. Ciao, addio. Incredibile. È il mio serbino. Esatto, ho proprio detto serbino. Perché si comporta davvero signore. Quando torno a casa strafatto di alcol e lasciamo stare. Vabbè. Specchio. Come me non c'è nessuno, sono l'unico al mondo, dovrebbe essere. Eccolo il vetro rotto. Uscita, no, non voglio uscire. Aspetto, come si torna indietro? Oh, ciao Bjorn. Sandra. Hai sentito tutto quel baccano la notte scorsa? Baccano? Quale baccano? Sembrava più una discussione, deve essere avvenuta in ingresso. Non dirmi che non hai sentito nulla, mi ha svegliato nel bel mezzo della notte. Beh, non proprio, sono un dormiglione, ecco. Parla di l'increscioso episodio. No, parliamo del DVD. No, puoi dirmi qualcos'altro in merito alla notte scorsa? Beh, dovevano esserci 2 uomini a giudicare dalle voci, eh? Uno aveva una voce profonda con un accento straniero. Cosa sai dirmi dell'altra voce? Fammi pensare, piuttosto alta e nulla, non ricordo molto altro. Ok, Sandra. Dimmi, Sandra, cosa fai nella vita? Vendi angurie, pulisci barbecue, ma perché? Bjorn, sono un infermiere, il mio lavoro mi ha costretta a trasferirmi a Parigi. Costretta, poverina, dai. Parliamo del DVD. Che bella idea, mi piacciono i cartoni. E questo mi manca. Sì, beh, è uno nuovo, dice l'amico. Comunque non è mio, non posso prestartelo. Oh, che peccato. Sandra voleva vedere Birichina. Uscita. Bene, allora, oh, prima che mi dimentichi, vorrei chiederti, potresti prestarmi quel libro di cui mi hai parlato? Hai detto libro? Esatto, il libro di cucina. Oh, certo, certo, appena posso te lo porto. D'accordo, a presto. Ok, questa è la porta di Sandra? Fabbuffiamo. Ma cosa c'è? Hai dimenticato qualcosa? In realtà no, perché abbiamo parlato fino a 30 secondi fa. Già. Il libro di cucina. Hai trovato il mio libro? Non ancora, non preoccuparti, lo troverò. Quindi sembra che forse è il caso iniziale. Quindi, insomma, da gioco d'avventura dice che dobbiamo trovare il libro. Non dimenticare di portarmi il libro. Perfetto, non sappiamo perché, però. Segnali di pericolo. Ascensore bloccato? Panicare e urlare con moderazione. Grandioso. Ora so cosa fare la prossima volta che prendo l'ascensore. Perfetto. Pulsante l'ascensore. Non ho mai capito perché ci siano 2 pulsanti. Non ne basterebbe soltanto uno? Esiste davvero una differenza tra i due? Sì. La chiami per salire o la chiami per scendere? Vabbè, fa nulla. Cestino. Oh no, è stato svuotato. E adesso dove troverò altre gomme masticate? Che schifo. Portombrelli. Andiamo. No, grazie. Dicono che sarà una giornata soleggiata. E il mio notiziario di fiducia non mi ha mai deluso. Perfetto. Una mazza da golf. Diciamocelo, cosa ci fa qui un bastone da golf? Ho una teoria. Un tipetto credevo di aver preso il suo ombrello e appena iniziato a piovere ha cercato di ripararsi col bastone che gli serve da lezione. Sbarbatello da 4 soldi. Vabbè, non funziona. Qualcosa dice che dovrei evitare di usarlo. Vabbè, torniamo nell'appartamento. Prese elettriche, solo una presa della corrente, il che mi fa pensare cosa succederebbe se ci infilassi le dita. Ma proviamo, dai. Già, una vera leggenda metropolitana, è meglio provarla. Ok, no, ma a quanto pare si piglia vera... Che... No! Ah, 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 ah.
Giace qui il corpo di Bjorn Tonen, ritrovato folgorato, puzza in tutto il vicinato. Cosa? Morto alla prima schermata. Ok, riproviamoci. Che cazzata. C'è un dipinto qua, è un quadro meraviglioso, davvero, il più bel quadro che abbia mai visto, ed è tutto per me. Ok, lo specchio l'abbiamo visto. Orologio, il mio orologio puntuale è come un orologio svizzero, o come una cambiale. Teoria. Oh, guardate qua, ma c'è un biscottino laggiù, strano, non ricordo di aver comprato i biscottini di recente. Beh, buon per me, biscottino. Mi chiedo cosa potrei farne. Un biscottino a che pro? I biscottini sono oggetti speciali lasciati su ogni schermata. Vi sono 3 biscottini su ciascuna schermata. Raccoglie per utilizzarli come aiuto durante il gioco. Icona nella barra superiore in caso di blocco creativo. Ah, ecco, quindi un modo per... Scarpa destra. Oh, ecco dove erano. Non che voglio indossarli, sono più di 100 gradi là fuori. Gradi Fahrenheit. Ok, quindi non Celsius. Perfetto. Barattolo. Cos'è? Sembra cipro in scatola. Dovrei provare ad afferrarlo. È troppo alto raggiungibile. Nessuna scatoletta al sicuro con me. Ok, l'ha presa. Né carne né pesce. Sparisco in fretta. In scatola gusto a salsiccia con 2 salsicce extra. La lattina contiene 2 salsicce. Ok. Da consumarsi preferibilmente ottobre 1998. Che anno siamo? Beh, c'è scritto preferibilmente, non assolutamente. Buona teoria. Non buon per me. Anta chiusa, ah sì, ve la ricordo, è la sola antina con la serratura, è lì che metto i miei risparmi. La domanda è, dove sono le chiavi? Perfetto. Ci sono del solo pezzi di carta e gesso lì dentro. Gesso, sì, gesso con la G. Certo, perché? Il mio aspirapolvere, il ferro, prodotti per la casa, tutta roba inutile, certo. Abbiamo capito che tipo sei. Non c'è nulla lì, a parte una colonia di un centinaio di blatte, va. Ok. Possiamo andare in bagno. Questa. Ah, il menu. Possiamo salvare i biscottini. Cerca indizio nell'appartamento. Tieni premuto per tenere gli spot. No. Si possono anche disabilitare dal menu. Quindi abbiamo una scatoletta di cibo e un DVD. Andiamo in bagno. Vediamo un po' che cosa c'è nel bagno. Asciugamano. Un asciugamano nel mio bagno. Non fa una piega. Perfetto. Mi sembra giusto. Baratto. Che cavolo era quello? Oh, avevo talmente dimenticato questo baratto di vernice bianca. Risale alla mia ultima verniciata che risale a 2 anni fa. Divertente come alcune cose diventano invisibili se viste ogni giorno. Ah, sono ciabatte. Ve le raccomando, gentili ascoltatori, utilissime per pulire qualsiasi stanza senza lasciare tracce sul pavimento. Questo è il salotto. Cassetto. Qualche paio di guanti e rasoi usa e getta. Oh, è una confezione di cibo per gatti. Non ce la pigliamo, no? Prodotti. Taglia capelli. Chi va più dal parrucchiere oggigiorno? Questo meraviglioso esempio di tecnologia permette a chiunque di risparmiare 20 euro per una spuntatina. Ok. Come acqua del water. Che odorino divertente. Je peux. Io puzzo praticamente. Forse davvero acqua del water, magari recuperata da precedenti pipì. Madonna. Il che giustificherebbe il nome e l'odorino. Ok. Medicina. Med 500. Medicina. Medicina praticamente, ok? Che nome ordinaleggiante. Se solo sapessi a cosa serve. Deodorante, il mio deodorante al cocco. Alto là al sudore, deodorante al cocco. Una ventata tropicale per le tue ascelle da sanare, ok? Cipria, la mia cipria. Ups, no, deve essere stato un lapsus. Va bene. Come si esce di qua adesso? Indietro. Ripiano, spazzolino di dentifricio del burro di arachidi, giusto, mi sembra... Spero non stia scherzando, ho portato quella roba per uno scopo ben preciso. Cos'è che... Ok. Setti primo soccorso. Ok, cotton, non c'è nulla. Fazzoletti, esatto, sono fazzoletti, sai leggere. Decisamente non si tratta di mutandine. Ok, forbici. Non sai quando... mai quando hai bisogno di un paio di forbici. Ok, sappiate pure le forbici. Ok, sono messe in tasca. Borsa, sembra interessante ma niente di più. Non c'è nulla dentro, non ho bisogno di una borsa da donna. Ok. Mela, una mela cosa ci fa qui? Il torsolo mi sembra. Ma guarda, è rossa e disgustosa. Ok, si può chiudere? Sì, si può chiudere. Una spazzola. Ogni bagno ha la sua spazzola. Intendo chi non ne ha una. Gli omaccioni scompigliati, ecco. Va bene. Casetta, una casetta piccina picciò. Vabbè. Specchio, un comunissimo specchio. Che ti aspettavo, un extraterrestre?
Ah, mi sono quasi lavato le mani, povero biscottino saponoso. Quindi abbiamo trovato un altro biscotto. Mi chiedo se 3 per ogni schermata, sì, proprio ogni schermata. Eccolo qua. Mi sa, proprio ogni schermata. Mazza, devo per trovarli così. Lavandino, che fortuna, il lavandino non si intasa mai. Urinare certamente aiuta. Ok. Quello è l'altro biscotto. Quindi effettivamente ci sono 3 biscotto. 3 biscotti per ogni scena, sono veramente nascosti alla grande. Eh? Qui non c'è più nulla, una presa elettrica. Sì. Niente, che delusione. Vabbè. È chiaramente da quella parte, vero? Sì. Bagno, quindi continuiamo nel bagno. Ma no, che schifo! Cestino, sta venendo a vomitare, così raccoglie tutta la carta inutile che leggo qui dentro. Magari c'è il libro. Ok, riviste. No, sempre quelle. Tenda. Ok. Sono tutti i motivi che ho cercato di consigliare, se solo potessi guidarle, sono stanco di camminare. Carta igienica, ma chi interessa sta schifezza? E come ti pulisci? Prodotti di pulizia, cantegina, gel per il PC, alcune caramelle, giusto? Poster, è una produzione fedele di ciò che accade quando ho una gastroenterite. Che scena. Gabbietto perde un po' d'acqua, ammesso che si tratti di acqua. Uno spazzolone, ma che meraviglia. Peccato che puzzi, i gatti non dovrebbero puzzare. Ok. Cos'è? Biscotto? Usare il bagno? Sì, d'accordo, ma gradirei un po' di intimità. No. Ma veramente? Non sarà forse... Ah. Andata, tutta quanta. Che sollievo. Sto scoprendo questo gioco con voi, l'avevo solo avviato la prima volta che l'ho installato. Cartaccia. Sembra una fattura, atto di vendita, il sottoscritto acquirente Tone Antic. Ah, quindi lui c'ha un negozio a quanto pare. O compra robaccia. Venditore Bas Henry, oggetto della vendita, nome del prodotto, stato antico, origine venditore, prezzo di vendita 20 euro. Ok. È la statua uccello. Ok. L'ho presa io quella strada, perciò c'è scritto il mio nome. Mi sembra giusto. Il mio indirizzo è stata dura, ma alla fine sono riuscito a imparare la memoria. Suo numero di telefono. Il nome del cliente, o meglio del venditore. Clermont-Ferrand. Dove sarà? Sarà uno di quei villaggi sperduti nelle campagne. Qua. Meglio segnarsi questo numero, dici? Forse il venditore potrà fornirmi qualche informazione circa l'origine della statua. Ma la statua c'è o è quello che t'hanno rubato, caro? Indietro. Biscotti qui non ci sono? Dovrebbe essere pastiglie sbiancanti. Non sono mai riuscito ad aprire, dannato sigillo per bambini. Altra carta igienica. Ok. Una maniglia. Tiriamo l'acqua. Gabinetto. Non la faccio a comando, dice il nostro amico. Sì, vabbè, ho capito. Altri biscotti qui non... Ah, eccolo. Quindi stiamo prendendo biscotti in ogni dove. Quindi saranno nascosti qui da qualche parte. Hai visto come li mettono? Che bastardo. Vabbè, usciamo da qui. Ne abbiamo queste le forbici. Qui le abbiamo trovate tutte e tre. Qui non c'era più nulla. Quindi torniamo ancora nel salotto. Qui ne avevamo trovato uno solo qua sotto, vedrò dove saranno gli altri due. Camera da letto. No, il telefono dov'è? In camera, giustamente lui dormiva e c'era il telefono. Ok, proviamo a fare quella telefonata. Ok, a proposito, dove sarà? Quindi vuole il cellulare. C'è una bara in casa, piuttosto pratica, se avessi un infarto non dovrebbero fare altro che mettermici dentro. Va bene. Una torcia, la mia torcia ce l'avevo quando sono stato atterrato la notte scorsa. Ok, quindi la prende. Sono più così, le batterie sono andate, dovrò sostituirle. Va bene. Una sciabola. Ahia. Il mio nome è Bjorn Barba Bionta. Arr. Ok, borse. Ho raccolto quasi il genere di cose in queste borse. Non volevo disfarmene, ma non le volevo attorno comunque. Vabbè.
Di recente ho messo in sessione per pubblicizzare il mio negozio. Ho portato qui tutto quanto per fotografare ogni cosa, per rendere tutto più autentico. Ok. Una statua. Ho preso questa statua qualche mese fa. Non so esattamente cosa dovrebbe rappresentare questo uccello, ma sembra bello. Quindi è arrivato il timer. Ehi, aspetta un attimo. C'era una tavoletta posizionata su questa statua. Lo ricordo benissimo perché è caduto quando ho trasferito la statua la scorsa settimana, ma ricordo di averla messa al suo posto. Non c'è e non ve ne traccia in tutta la stanza. Deve averla presa quel ladro, ma perché? Farei meglio a parlarne con la polizia. Ok, quindi qua ci sono delle incisioni. Sono simili segni lasciati sulla tavoletta. Deve esserci una tavoletta intera su uno di questi. Scommetto che gli antichi non prendono lezioni di arte. Persino potrei disegnare meglio di così, va bene? È una testa, vero? Lo giro, mi sta fissando. L'uccello, quella statua è strabella. È un uccello, una gallina, una mucca? Proprio non saprei. Ok, quindi il tempo è finito a nostra disposizione per vedere un po' questo giochino. Come avete visto, è molto simpatico, bello divertente. Magari qui dovremmo trovare il libro da dare alla nostra vicina. Probabilmente abbiamo scoperto che ci è stata rubata una targa qui, che dovrebbe essere l'oggetto di valore. Questo è Le Joconde, non so chi sia. E vedete, è pieno proprio di cazzate dappertutto. C'è una tavola del topo, abbiamo fatto cacca, siamo morti. Insomma, un giochino divertente. A chi piacciono i giochi d'avventura grafica come questi, secondo me si può divertire. Vi ripeto, sta su Steam. Noi ci vediamo nei prossimi episodi. Ciao ragazzi, alla prossima.